L'impegno di Telecontact ormai più o meno lo datiamo intorno al biennio-triennio. Personalmente ho una duplice esperienza, Napoli e Catanzaro, però in entrambi i territori, in entrambe le occasioni ho visto molta partecipazione, grande disponibilità. Spero che l'iniziativa continui perché pian piano comincia a produrre anche i suoi frutti, sia proprio in tema di accoglienza delle differenze e delle diversità come valore e come opportunità. E chiaramente quest'anno in particolar modo l'accento si pone sull'inclusione, dove ho notato un po' l'impegno di tutti, ma anche a livello di gruppo team, nel favorire l'inclusione delle diversità. Questo è quello che può essere il mio pensiero sulla diversità e l'inclusione. Allora, la comunità Luna Rossa è una comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nata dalla Progetto Sud, cioè la Progetto Sud ha fatto nascere questo servizio. Noi facciamo accoglienza di 12 minori che vivono a Lamezia Terme in una comunità, in un bene confiscato alla mafia. La nostra comunità si interessa di favorire l'integrazione e l'incontro tra varie realtà e varie genti che troviamo sul territorio. Questa occasione della Telecom è un'occasione per favorire la conoscenza di mondi nuovi, mondi diversi e incontrare persone che vivono una dimensione più lavorativa e più circoscritta, farle incontrare con giovani che arrivano da tutto il mondo. Team organizza, dedica una settimana intera in varie sedi d'Italia, quindi Telecontact di Catanzaro è una di queste sedi, dedica una settimana intera al tema dell'integrazione e dell'inclusione quest'anno. Il tema forte infatti è proprio questo. Noi come Catanzaro già negli anni scorsi abbiamo inteso fare delle iniziative coinvolgendo i nostri colleghi. L'anno scorso si sono distinti soprattutto loro sul tema della diversità. Quest'anno abbiamo pensato di aggiungere al tema della diversità il tema dell'inclusione sociale. E le iniziative quindi si sono concentrate soprattutto sulla inclusione di ragazzi migranti e l'idea è stata proprio quella di far vedere a queste persone che per noi essere inclusivi significa arricchirci, quindi il tema dell'inclusione l'abbiamo voluto vivere come possibilità, forse detta in termini negativo riesce a capire meglio. Perché escludere qualcuno? Ecco, se noi escludiamo ci stiamo privando del contributo di qualcuno, quindi forse per comprendere appieno il tema dell'inclusione bisogna dire se io non nego a nessuno la possibilità di dare il suo contributo, significa che ricevo sicuramente qualcosa da tutti. Quindi il tema dell'inclusione lo vogliamo vivere proprio così, dare l'opportunità a tutti di contribuire perché così facendo tutti ci guadagnano e tutti ne traiamo beneficio. In questo anno abbiamo lavorato molto e già abbiamo un buon lavoro in prospettiva, proprio legato al fatto che comunque sono avvenuti dei fatti molto importanti. Ad esempio, c'è praticamente la nuova riforma delle politiche sociali che demanda tutte le competenze delle politiche sociali ai comuni. E questo significa fare un grosso lavoro sui territori e aiutare a fare in modo che i comuni spendano quei soldi che gli arrivano in modo giusto e adeguato. E siccome non sono pronti affatto, e questo è un grande lavoro che dobbiamo fare. Inoltre, ci siamo attivati molto per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, anche facendo ben due protocolli, con l'assessorato regionale. E poi stiamo lavorando come osservatorio per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Stiamo partecipando alla scrittura di una nuova proposta di legge per le barriere architettoniche. Insomma, stiamo davvero lavorando molto. In questi giorni abbiamo lanciato una campagna, infatti io ho girato un po' tutta la Calabria, per fare in modo che le persone con disabilità presentino l'istanza ai propri comuni, per ottenere il progetto individuale, in modo che, le politiche, si rivolgano alle persone in base ai bisogni che hanno, vengano fuori, emergano i veri bisogni e si possano fare delle politiche mirate.
raccogliere l'anima delle persone e portarle sui quadri, praticamente. Catturare un'immagine, un'espressione, un volto, ecco, questo è stato quello che ci ha ispirato. Un'esperienza forte. Allora, sono sguardi, volti, espressioni che vogliono raccontare l'animo umano e dare al fruitore la possibilità di leggere i quadri per emozionarsi praticamente. Nelle foto, allora, da premettere, non sono una fotografa professionista, però mi piace molto cogliere l'attimo, cogliere lo sguardo e quindi utilizzare anche l'obiettivo per questo, per leggere qualcosa all'interno delle persone e vedere come si emozionano, il coraggio, la voglia di vivere. Questa è stata un'esperienza molto molto importante che ci ha fatto vedere una realtà non vicina a noi, diversa, e quindi va bene, è stata un'esperienza bellissima. Allora, la mia diversità o diversabilità è stato un impedimento fino a quando io non mi sono accettato, quando io non ho accettato appunto la mia condizione fisica, cioè la mia paresi spastica alle gambe. Però quando poi io ho incontrato il vero Gesù, il vero Vangelo, non il Vangelo che mi ero costruito io, quello del piangermi addosso, del pietismo, lì ho trovato la pace, anzi ho chiesto al Signore non più la guarigione fisica, ma un amore grande per la vita e per la vita altrui. E al di là delle difficoltà, quelle pratiche che ci possono essere nel cammino di tutti i giorni, il mio sacerdozio è stato un sacerdozio benedetto dal Signore, perché Lui non mi ha mai fatto mancare il sostegno, l'aiuto, e come, per usare un'immagine, anche il bastone su cui poggiarmi nelle varie difficoltà. Yeah.